Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi nell'incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 20 all'uscita della Galleria Le Piane sulla circonvallazione tra Pescara e Francavilla in direzione Pescara. Quattro le vetture coinvolte, si tratta di due utilitarie, una monovolume e un furgoncino Iveco. Secondo una prima ricostruzione sembra che lo scontro sia stato provocato dal rallentamento di uno dei veicoli che voleva consentire il passaggio di un'autoambulanza che sopraggiungeva. Ad avere la peggio è stato un uomo di Pescara di 54 anni che è stato poi trasportato all'ospedale di Chieti con condizioni mediche che sono state giudicate non gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti per i rilievi del caso e per smaltire i 2 chilometri di coda che si sono formati a seguito della momentanea chiusura al traffico del tratto interessato in entrambe le direzioni di marcia. L'incidente di ieri sera ripropone ancora una volta la pericolosità di quel tratto di strada e soprattutto delle due gallerie che collegano Francavilla a Pescara.